Il secondo ospite della giornata è il dottor Vincenzo Cesavio. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, dottor Cesavio, lei decide di trasferire le emergenze di chirurgia da Paola a Cetraro, poi invece viene deciso da parte per l'appunto del commissario ad acta di annullare questo provvedimento, o meglio di sospenderlo. Ci sono delle carenze tanto a Paola, tanto a Cetraro, però almeno questo è sinteticamente. Il tutto, ma alla fine qual è la situazione vera? Oggi pomeriggio abbiamo un appuntamento con il commissario ad acta della Sanità Calabrese, il generale Cotticelli, il quale ha inteso sospendere il provvedimento da me emanato per il semplice motivo che vuole capire che cosa è successo. Innanzitutto parliamoci, andiamo a ritroso nel tempo. C'era un provvedimento che spostava l'emergenza e urgenza a Paola, mai ratificato dalla dirigenza dell'ASP perché preso da persona che non aveva alcun titolo a prendere questo tipo di provvedimento. Tra l'altro ci si dimentica che nel 2017 è stato approvato l'atto aziendale, per cui tutti i responsabili di dipartimento sono decaduti. Quindi c'è chi abusivamente si firma come capo dipartimento e che percepisce pure la differenza stipendiale. Per cui anche oggi emergeranno tutte queste cose, oltre al fatto che chi è titolato all'organizzazione in riferimento alla legge 5, al decreto legislativo 502 del 92, le attività organizzative sono proprie del direttore sanitario di presidio. Ecco, ma alla fine la situazione che purtroppo sta vivendo in questo momento lo Spoc Paola Cetraro, qual è da questo punto di vista? Ma a me le questioni campanilistiche non interessano, a me interessa, preme soprattutto salvaguardare i pazienti. Oggi come oggi, a Paola non è possibile questa salvaguardia perché le sale operatorie innanzitutto non sono a norma e poi ci sono una serie di carenze strutturali contestate non da me, contestate dai NASPE, in varie visite, e veramente hanno fatto 309 contestazioni, alle quali l'azienda sanitaria non ha risposto e ha chiesto per ben due volte una deroga di tempo. Siccome le deroghe si possono avere per solo due volte, le hanno avute, è passato più di un anno, ritengo che tra qualche giorno vedremo la Procura della Repubblica del Tribunale di Paola che sarà costretta a intervenire. Quindi lei è preoccupato per questa situazione, perché laddove poi la burocrazia ingarbuglia le cose, Il sappiamo problema è un altro. bene, ecco, sì. Il problema è la politica che ingarbuglia le cose. Siccome siamo alla vigilia di elezioni, c'è chi ritiene di dover assurgere a paladino di problematiche delle quali non conosce nulla. Cioè, sentiamo dire delle baggianate che lasciano il tempo che trovano. Ora, se il generale Cotticelli vuole fare un po' di chiarezza e lascia fuori la politica dal palazzo della cittadella, forse i benefici si vedranno. Altrimenti vuol dire che questa sanità, così com'è, è destinata a morire. Ecco, Oltretutto, sì, prego, prego. siccome è stato chiuso un'unità operativa di punto nascita per problemi di sicurezza, a maggior ragione questi problemi di sicurezza non possiamo averli nelle sale operatorie. Una delle de degli aspetti fondamentali, però, che in tutta questa vicenda risalta è che è come se fosse stato trovato, per così dire, il colpevole di comodo, e in questo caso ancora una volta è Vincenzo Cesavio. Ma colpevole, io non mi sento colpevole di nulla, anzi io sono uno che lotta ogni giorno per cercare di sopravvivere in questo marasma che è diventata la sanità. Noi viviamo un momento di assoluta anarchia, quindi se saltano pure quei pochi punti fissi e credibili che ci sono, vuol dire che ci si costringe veramente a vivere, a non vivere, insomma, perché anarchicamente non si può sopravvivere. Oggi come oggi non abbiamo un direttore generale da 9 mesi, non abbiamo una programmazione, siamo a settembre e si sta per finire, fra 3 mesi finisce l'anno, abbiamo dei ritardi tali che non ci consentono di accumulare
ulteriori ritardi, per cui dirò al generale Cotticelli oltretutto di stabilire l'ordine istituzionale, nel senso che non si può andare da lui in qualsiasi momento, ciascuno a perorare una causa personale o a perorare cause delle quali non capisce nulla. Bisogna che ci siano dei responsabili che, con i quali deve dialogare. È importante, insomma, che Cotticelli costituisca una squadra fatta di persone capaci.